Per commentare questa vittoria del Pescara, noi in cronaca abbiamo detto che nel primo tempo la Pistoiese ha messo in grande difficoltà il Pescara con la corsa, con l'intensità, poi però il Pescara l'ha vinta prima con le qualità individuali nel secondo tempo di squadra. Allora, il Pescara non aveva bisogno di aiuti, l'arbitraggio l'ha aiutato moltissimo il primo tempo. Il secondo tempo non c'è stata più storia perché voi avete una qualità maggiore. Il Pescara è una qualità maggiore della Pistoiese, ha giocatori come Dursi che in questa categoria ha sprecato, per cui ha meritato la vittoria. Ma nel primo tempo non si sarebbe chiuso in quella maniera perché la Pistoiese meritava il vantaggio. Si riferisce alla pressione sul recupero palla del gol di Dursi? No, mi riferisco a tutto l'andamento del primo tempo. Ammonizioni non date a nostro favore, arbitrato a senso unico. Il Pescara non serviva questo favore, perché è già una squadra forte, è insieme alla Modena, Reggiana e Intella sono le quattro squadre più forti del campionato, per cui... Rispettiamo naturalmente il pensiero del direttore della Pistoiese e le chiediamo come avete rigenerato così bene Milos Bošić. Ma tutta la squadra è stata rigenerata, non soltanto lui. Certo che lui ha delle buone qualità, quando è arrivato era molto giù di morale, anche con qualche infortunio, però bene o male... Grazie alla nostra organizzazione di gioco e al mister si è rigenerato anche lui.